Innovatec ha presentato un nuovo piano ambizioso al 2024. Quali sono le principali linee guida? Buongiorno a tutti. Allora, prima di tutto il piano industriale di Innovatec è un piano sicuramente ambizioso ma raggiungibile. È un piano che vede un incremento importante del fatturato ma soprattutto della marginalità. Le linee guida sono l'integrazione, questa è la parola chiave del nostro piano, l'integrazione tra l'efficienza energetica e l'economia circolare. Non si può vivere senza l'economia circolare insieme con l'efficienza energetica. Quindi questo cross-selling che viene tra i due business insieme con un'attività di consulenza alle aziende a implementare la circular economy vede sostanzialmente alla luce dei nostri già 1.600 clienti, ormai con una retention rate del 95%, di essere sicuramente un player importante in quest'ambito. 400 milioni di fatturato, 55 milioni di EBITDA e soprattutto un equilibrio finanziario importante che vede più o meno al 2024 40 milioni in cassa, un free cash flow to equity di 19 milioni e una posizione finanziaria netta positiva. Questi un pochettino sono i driver, ci contiamo, sappiamo di poterlo raggiungere e quindi ecco, sicuramente daremo una grossa soddisfazione agli azionisti. Il business dell'efficienza energetica, cosa prevede? Allora, il business dell'efficienza energetica in questo momento si trova in un grande momentum. Il PNR ha, insieme con la Circular Economy, ha allocato più di 60 miliardi di euro su quest'ambito e noi vogliamo intercettare, come abbiamo sempre intercettato nel passato, diciamo, quelle che sono le incentivazioni da poter offrire all'azienda. Noi offriamo soluzioni end-to-end a 360 gradi, soluzioni che spaziano dall'efficienza energetica fino al riciclo ultimo del rifiuto e quindi da questo punto di vista con il progetto House Verde che abbiamo iniziato lo scorso anno, che ha portato un importante boost a livello di fatturato e marginalità e che continuerà anche fino al 2024 e noi intercetteremo tutto quello che sarà le incentivazioni sul social housing, quindi sostanzialmente case popolari e anche verso la PE, la pubblica amministrazione, quindi con gli edifici scolastici e quant'altro. Pensiamo di poter giocare un grosso ruolo alla luce della nostra expertise su quest'ambito. Oltre alla crescita per linee interne, punterete anche all'M&A. Che target guardate? Allora, noi guardiamo target che vedono la verticalizzazione dei nostri business. Come è scritto nel piano industriale, sostanzialmente noi agiremo essenzialmente sul lato della circular economy, sul lato dei nostri capex e nostri M&A, perché lì si gioca il futuro. E ovviamente all'interno della circular economy bisogna verticalizzare i vari business, cioè il rifiuto come noi abbiamo acquisito con Cobalt, quindi i rifiuti ovviamente industriali, elettronici, quelli delle batterie esauste. Noi come Cobalt abbiamo dei brevetti proprietari per quanto riguarda il riciclo delle batterie a litio, che sarà un mercato in grandissima espansione nei prossimi anni alla luce delle auto elettriche. Quindi verticalizzare nelle varie tipologie di rifiuti, pneumatici, plastica e quant'altro, perché quello è il futuro. Quindi M&A con verticalizzazione di business.